Io sono Beatrice e qui al Mucchio Selvaggio faccio il caporedattore. Mi si chiede di raccontare come è iniziato tutto. Beh, è iniziato quando io non ero ancora nata, quindi racconto quello che è stato raccontato a me. È iniziato tutto nel 77 dalla passione per la musica, perché in quei tempi non c'era nulla in Italia, o pochissimo. Dalla passione per certi suoni e per certi artisti è nata l'idea di diffonderla. Poi il Mucchio negli anni ha avuto tanti cambiamenti. Da solo musica si è aperto al cinema, ai libri, per cercare di dare al lettore uno sguardo a 360 gradi su un certo tipo di cultura, però quella di cui si parlava meno. E questa è una linea che arriva fino ai giorni nostri. Io sono qui da 10 anni e ho avuto il privilegio, tra virgolette, di vivere gli anni della crisi. È arrivato internet, è crollata la discografia, è successo un disastro per tutta l'editoria musicale. Si continua ad andare avanti perché questo giornale è nato come un sogno che deve continuare. Nel momento più duro c'è stato anche un ricambio generazionale. Forse ogni tanto c'è bisogno per rinvigorire le forze, per un nuovo scatto. Da qualche mese i ragazzi che erano in seconda fila sono passati in prima fila e con tutto l'entusiasmo possibile e immaginabile. Cosa facciamo oggi? Sembriamo dei pazzi, perché per giocare sul sicuro dovremmo giocare sul passato. Infatti tante riviste del settore musicale adesso si buttano sul nostalgico. Però in fondo siamo una rivista e viviamo oggi. Quello che facciamo nella musica lo facciamo anche nel cinema, lo facciamo per i libri e lo facciamo per un settore che adesso è in esplosione, come quello delle serie TV, che in realtà esistono da 20 anni, però adesso tutti sono pazzi per le serie TV. Noi le seguivamo da prima. E se dovessimo dare un nome a questo capitolo lo chiameremmo internet, anche nei nostri piani. Abbiamo anche qui da poco rifatto un sito internet anche questo è un po' pazzo, tant'è che non abbiamo neanche la sezione delle notizie, ma puntiamo sulla qualità. Un sito molto poco italiano, direbbe Stanis di Boris, sì. Il linguaggio che abbiamo sulla carta è lo stesso che abbiamo sul web. Forse chiunque esperto sulla rete direbbe che stiamo sbagliando tutto, e forse è vero, però è quella la maniera in cui ci piace comunicare. Il Mucchio oggi resta un giornale indipendente e come tale vuole promuovere e aiutare le realtà indipendenti, che sono quelle che hanno meno mezzi ma che spesso nascondono grandissima qualità. Scoprire delle penne brillanti, belle, entusiaste è una soddisfazione enorme. Insomma, sappiamo che la realtà è durissima, però c'è spazio ancora per i sogni e questa testata ancora dà la possibilità di mettersi alla prova e di riuscire ad essere soddisfatti di sé, anche a realizzare quello che si vuole.